ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo è Gigi che va Pokémon Go. Visto che in tantissimi ci avete chiesto di mostrarvi i nostri Pokémon più forti, i nostri Pokémon più rari e anche qualche evoluzione, visto che abbiamo tantissime cose da evolvere. Esattamente. Oggi faremo un video dedicato a tutte queste cose. Esattamente. Prima di tutto andremo ad attivare un forto nuovo per 30 minuti e andremo ad evolvere tutti i Pokémon che possiamo fare. Dopodiché vi mostreremo sia come siamo messi col Pokédex e non siamo messi più così tanto male, sia vi mostreremo i nostri Pokémon più rari e più forti. Ok, eccoci qua, siamo pronti. Allora, iniziamo subito ad evolvere. Guarda che cosa ordinata carina che ho fatto. Ho bravissimo! Messo tutti quelli che dobbiamo evolvere, tutti qua con i preferiti. Non ce n'è neanche uno che non va evoluto. Quindi abbiamo mi sa che li avevo contati, un tipo 33 evoluzioni da fare. Addirittura, sì, tantissime, tante. Tantissime. Partiamo dalle migliori. Okay, ad esempio, un Ponyta da 878. Dobbiamo assolutamente vedere quanto diventa potente. Sei pronta? Un Rapidash fortissimo. Su, fortissimo. Ci hanno detto che Ponyta non cresce molto perché c'è il rapporto per ogni tipo di Pokémon. Sì, lo so. E non diventa troppo forte, quindi io mi aspetto un 1200-1300. Vediamo. Però comunque è bellissimo. Guarda che esteticamente bello, è bellissimo. Guardale, stupendo. Dai, qualcosa di bello. 1400, esageriamo un po'. Vediamo. 1200, come avevi detto, niente di... Io non capisco questa storia comunque, a me non piace, devo essere sincero, non la trovo molto giusta. Le abilità, almeno fuoco bomba 100 mi piace un sacco, quindi vabbè, sarà inutile perché Pokémon di fuoco più forti ce li abbiamo, ma a noi piace lo stesso. Poi andiamo su Oddish, che questo qua mi sa che l'avevamo trovato dentro un uovo, e ragazzi, da così potente, scusi, non te lo faccio vedere, 560, uno dice è bello tosto, quindi lo evolviamo. Purtroppo poi non abbiamo le caramelle per la terza evoluzione, però iniziamo a pensarlo bene. È un inizio, magari esce bello forte, adesso vediamo, perché non lo so, io non... No, lui non è male, lui secondo me diventa 850. Che non sarebbe male, sinceramente non sarebbe male, fai vedere. Vediamo. Ti fa proprio attendere, ti fa aspettare tantissimo ogni volta. Lo so. Oh, li becco tutti, li becchi tutti, è assurdo, li azzecchi tutti, ogni volta che ne dici uno poi va così, assurdo. E vedi, adesso 37 di 100, questo evoluto alla terza versione partendo da così in alto, secondo me sarà buono, anche perché noi di questo genere di Pokémon erba veleno non ne abbiamo forti, quindi sono quelli che troviamo di meno, quindi insomma quelli che abbiamo di meno. 85, non male. Non male, sì. Mi sì, piace, sì. Allora, adesso puoi scegliere tra questo Growlithe da 744, che non ce ne facciamo nulla, ma sarà divertente vedere quanto diventa forte. Rihorn, che è bello alto. Poi abbiamo Paras. Paras, dai, voglio vedere Paras. Ah, non l'abbiamo mai fatto, vero? Non l'abbiamo mai fatto. Come si evolve Paras? Parasect. E allora è nuovo. Esatto, sì. Ti sto dicendo, non l'abbiamo mai fatta. Nuovo quindi... Pokémon per il Pokédex. Yeah, dai. Non è partito da fortissimo. Non ce l'ho presente esteticamente Parasect, sta avendo un attimino... Lo vedi? Ok, me la sono ricordato, è un pagurino, quindi... Cioè che poi, non lo so, viene considerato coleottero, ma a me sembra un animale, cioè tipo un crostaceo. Guarda, qua ci manca solo l'ultima evoluzione. Bellissimo, fai vedere da quanto è. Sono raggio 120, 785. È salito abbastanza, perché non siamo partiti che non era troppo alto, però è diventato abbastanza forte. Vai. Carino, non servirà a nulla, però nuovo Pokémon per il Pokédex è sempre ben accetto, e adesso ne facciamo un altro. Questo qua, vi ricordate, l'abbiamo trovato nell'ultimo video, tra le uova dei 5 sì, km. Sì, mi ricordo. E ho dato giuste le caramelle, perché era 24 e avevo un altro Poliwag, uno solo, che ho trasferito, quindi perfetto. Per essere evoluto, ovviamente la terza evoluzione non la vedremo mai perché non li troviamo, noi questi Pokémon d'acqua non li troviamo, accidenti. Speriamo diventi almeno forte, che almeno questo salga da un pochettino. Da piccolo mi piaceva tantissimo perché secondo me, anche a me, è troppo carino. Poi guardalo come diventa un pugile. Diventa fortissimo, ma poi anche la terza evoluzione è carinissima, lo vorrei proprio potenziato questo Pokémon. Dovremmo trovare il modo di trovare più Pokémon d'acqua, te lo dico, perché è davvero carinissimo. Dai, abbiamo una caramella su 100, non è male. Non abbiamo visto, perché non scende di perché sotto? Devi mirare bene, 629, ma fai schifo, dai, diciamocelo, però per il Pokédex tutto va bene, quindi ok. Allora, adesso di interessante abbiamo Abra, via, assolutamente. Sto cercando anche io di vedere prima di tutto quelli più interessanti per aumentare il nostro Pokédex. Poi gli altri, tanto bene o male, le abbiamo già fatte. Con le evoluzioni invece voglio vedere. Anche perché ci daranno anche più exp. Perché la prima volta che fai un'evoluzione ti dà anche un bonus exp. Quindi esatto. Anche sotto quel punto di vista è meglio. Col Fortunuovo è 3000 volte meglio. Guarda,
bellissimo. Con cucchiaino in mano, io lo adoro, è bellissimo. Sì, perché quello lo piega con la telecinesi, capito? Lo sappiamo. Anche qui ci manca l'ultimo e non credo che ci arriveremo mai, perché 100 sue è davvero tosto, però non male. Anche lui scarso, ma per il Pokédex va bene. Diciamo che quelli scarsi sono da collezione, ok? Per aumentare il Pokédex. In fondo abbiamo detto che avremmo fatto vedere anche il Pokédex. Esatto, ho aumentato esatto. Quello, quindi va bene, va bene. Allora, dai, adesso vediamo quanto diventa questo Growlithe. Sono curioso. Però, già è forte di base, deve diventare fortissimo. Che poi ne abbiamo molti di forti. Sì, ne abbiamo perché il più forte. Perché quello che troviamo di più. Sì, lo troviamo in casa. Il più forte mi sa che ce l'abbiamo da 1800, quindi di sicuro non lo supera, però mi aspetto un 1500. Vediamo se azzecchi, vediamo. Dai, che voglio beccarli tutti. Devo azzeccarli tutti tutto il video. Vediamo quanto è. Dai. Ancora meglio di quanto pensassi. Molto, molto meglio. L'abilità non credo sia la migliore. Non me le ricordo mai. Dovremmo usare il sito, perché c'è un sito che ci c'è le migliori abilità per ogni Pokémon. Però non ho mai voglia di usarlo. Non credo che siano le migliori. Poi, allora. Chi facciamo? Guarda. Non lo so. Questo Nidoran. Bello. Guarda. Okay. Costa 25, poi costa 100. Ce ne manca uno solo per fare la terza evoluzione. No, sì. Dai. Ma non ne hai uno da trasferire al volo? Ne abbiamo uno e ce ne servono altri due nel caso. No, peccato. Questo sarebbe stato bello fare anche la terza evoluzione. Che poi noi abbiamo lui in versione già evoluta. Ok, quindi sì, potremmo. Mi ricordo che l'abbiamo fatto. Quindi se vogliamo possiamo fare la terza evoluzione. Però è scarso. Lui è praticamente forte quanto quello già. Ce ne freghiamo e facciamo un altro Pokémon. Dai, sì, okay. Sì. Giusto per il Pokédex e poi perché lo voglio vedere con la terza. Non abbiamo forse mai fatto una terza evoluzione, vero? No. Forse sì. No. Non l'abbiamo mai fatto. Ah no, sì, con PJ è facile, certo. Vabbè, ma dai, dico di questi particolari, di questi difficili. Anche Machop e Geodude. Allora, 200, solo io non me ne ricordo. Però lui è figo. No, lei. Diventa Nidoqueen, giusto? Nidoqueen. Perché poi c'è Nidoking che è il master. Vado? Quindi vai. Stiamo sprecando 100 caramelle rarissime solo per un Pokémon del Pokédex e per farvelo vedere in video, perché altrimenti mancava solo uno e l'avremmo fatto in altri momenti. Invece così almeno lo vediamo anche questo. Assolutamente, vai. Diventa gigantesco. Diventa bellissima, guarda che bella, guarda. Diventano bellissimi questi evoluti, anche il maschio è davvero bellissimo. E vederla così gigantesca, ma così scarsa, mi fa piangere il cuore, sappilo. Un colpo al cuore, sì. Però guarda, almeno ha aggiornato il Pokédex Pokémon in più da collezione. Guarda. Che schifo. È carina almeno, dai, è carina. L'importante è quello. Le abilità mi sembrano buone, che almeno quello può far comodo. E ok, abbiamo fatto un altro. Anche qui, guardate, anche questo interessante. Psyduck che parte da 550. Se riusciamo ad arrivare alle 50 caramelle potrà diventare davvero buono. E infatti spero di arrivare a fare anche lui. Ma adesso torniamo su perché possiamo fare anche l'evoluzione sua, ovvero di Nidoran. Vedi che lui è 447 di del base. Del maschietto, vai. Anche vai. Qua guarda, vedi, 92, insomma, ci mettiamo abbastanza vicini. Certo, vai, non come Nidorino, l'altro, su, però su. Questo diventa un 800. Speriamo che poi fargli fare la terza 800. Evoluzione non sarebbe male partendo così. Dai. Esatto. L'altro ce l'abbiamo voluto alla terza del 900, questa andrà anche volte meglio. Vai. Quanto è? Su, veloci. Vediamo, 730. Non male, okay, dai, non male. Okay, questo non è carino, siamo a 68 su 100, quindi ce ne mancano 32. Sarà fattibile farle, ok, buono a sapersi. Allora, di interessante resta poca roba, io direi di fare... Lui. Sì? È sempre bello vederlo evoluto, mi piace troppo. Ne abbiamo tanti, perché anche di questo se ne trovano tanti. Però è sempre bello vederlo evoluto, una delle evoluzioni che mi piace sempre rivedere, perché non è banale quanto un Pidgey o quanto un Rattata. È figo, noi abbiamo la fortuna di trovarlo tantissimo nella nostra zona. Ed è sempre bello vederlo evoluto, credo che sarà un 1100-1200, quindi niente di troppo forte, però comunque carino, vediamo. 1200, sì. Male, non male, anche male. Le abilità mi sembrano buonissime.
Ok, prima di finire manca soltanto un'ultima evoluzione. Ci siamo ricordati che nei commenti ci avete chiesto di farvela vedere, ovvero Mewtwo che si trasforma in Persian. Per noi è normale perché ormai tipo abbiamo fatto 15 volte perché è un altro Pokémon che troviamo sempre. Ma noi girando in zona sì abbiamo trovato spesso di Persian, quindi diciamo che ci sembrava una cosa un po' banale. Invece molti di voi la vogliono vedere. Infatti, perché appunto non lo trovano spesso. Abbiamo quindi 123 caramelle pure suoi. Vabbè dai, la facciamo vedere dai. Persian è bellissimo, lo sai che mi piace molto di più della versione base. È molto più bello secondo me. Secondo me è bellissimo, ma come Rapidash è sprecato. Perché li rendono troppo scarsi rispetto agli altri Pokémon. E non capisco il perché. Cioè alla Guarda, fine... quello è un altro discorso, io ti stavo parlando proprio di estetica, diventa molto più elegante, però molto perdono più il bella. Valore, capito? Perché tu vai lì, spa 900, cosa te ne fai? Lo butti per terra e lo schiacci, capito? Ma non è vero, però è carinissimo, è una bella evoluzione da far vedere. E quindi ve la facciamo vedere due volte, perché ne abbiamo due. Adesso, ne approfittiamo, scusa. Adesso ci sarà da vedere la botta di Exp, perché sono state 33 evoluzioni, di cui 5-6 nuove. Vedremo quanto sarà Exp ci dà col Fortunova, tipo ci sarà tutta proprio la botta unica perché appunto so, non siamo lo mai so, tornati lo so, indietro. Lo so. Io vorrei Speriamo. Aver fatto il 22, ma secondo me no. Sto perché Sto sperando credo anch'io quella cosa che riusciamo anche da. A livellare. Vai, da. Vai. 22! Yeah! Quanto abbiamo sì. fatto di Exp? Tantissima. Ma proprio tanta. Ce l'abbiamo fatto, è bellissima sta cosa. Puoi vedere? 41.000! Tantissimo, vedi, hanno aiutato tantissimo i Pokémon che non avevamo nel Pokédex. 41.000 è davvero tantissima, guarda. Adesso ce ne servono 100.000. Catturati 86, c'è un po' segnale GPS in mezzo, ma non ce ne frega nulla. Visti 86, catturati 86. Facciamo schifo, cioè la gente l'ha finito da un mese, noi siamo ancora 86. Ma ti sembra? Siamo pessimi. Siamo prima pessimi. Di tutto, non abbiamo mai voluto uno starter tra Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Perché ne troviamo pochissimi. Ne troviamo pochissimi, come facciamo? Ed è già terribile. La terza di Caterpie è davvero ridicolo che non ci abbiamo mai fatta. Lo stesso con Weedle. Non si sa perché questi due Pokémon qua noi non li troviamo mai. La squadra, diciamo, iniziale non è male. Anche questo Raidon è abbastanza forte. Sì, secondo me possiamo spaccare parecchio. L'unico problema è che, come vedete, nessun Pokémon d'acqua. Pokémon d'erba non proprio perché Exeggutor è anche Psycho, quindi non ci siamo. E quindi i problemi vanno proprio in questa sezione sì, qua. Sì, perché non poi siamo... trovi palestre specializzate in un certo esatto. tipo di Pokémon e non abbiamo i Pokémon, diciamo, per counterarli, lo dico così. Va bene, per essere super efficaci, diciamo Per essere così. Super efficaci, Mentre, esatto. per il numero di Pokédex, un Pokémon che ci siamo dimenticati di farvi vedere l'altra volta, è tutto giù, devo scendere tantissimo. Allora, ordine di rarità per farli vedere io non lo so, perché no, non vabbè. Ci capisco mai nulla. Numero di Pokédex ve ne facciamo vedere un po'. Snorlax, Aerodactyl che ne abbiamo vabbè, due. Vabbè, questi appunto, Snorlax e gli Aerodactyl. E anche Omanite sono rari Kabuto, giusto? Omanite sono tutti carinissimi. Questo Flareon è un ragazzo che è entrato dopo solo due giorni. È scarsissimo, infatti è lì da una vita. Un solo Magikarp, bellissimo. Io tipo ne ho due, sai perché? Perché uno l'ho catturato e uno l'ho trovato in un uovo. Vedete, io nel uovo trovo i Magikarp. Che bello. Infatti ero emozionatissima, guarda. Quattro Pinsir. Pinsir non sono male, anche i Magmar. E tre Magmar, dai, non è male. Come vedete mancano poi Pokémon d'acqua. Viviamo in una città dove c'è l'acqua. Dove c'è il mare noi non troviamo Pokémon d'acqua. Un Koffing, un Hitmonchan e un Hitmonlee. Anche questi secondo me sono abbastanza difficili da trovare. Non li vedo spesso in giro, quindi... non è male e direi che vi abbiamo fatto vedere tutto ragazzi. Per questo video ragazzi è tutto, ci fermiamo così e ci vediamo domani. Ciao ciao!